Delusione. Il nuraghe non c'è. Se la teoria è giusta, se prevede che devi trovare qualcosa e non la trovi, vuol dire che hai cercato male. Sconcertato dall'insuccesso, l'inerzia mi porta alla stradina sterrata. Questa collega le varie insenature, una serie di discese e salite, ripide nel verde tra i calanchi. Non ancora rassegnato, percorro poche altre decine di metri verso est. Di fronte, leggermente defilata, una piccola altura insignificante, ancora sopra il pendio rivierasco, più al centro. Cespugli spinosi, alti, nel rigoglio della primavera. A quota maggiore, il nuraghe conosciuto. L'arco di Monti della Nurra, dalla punta Luca Panini, sulla costa, a Monteforte Alvaro e poi il Doglia e il Monte Murone, dietro la baia di Porto Conte. Un minuto di sosta, di osservazione. L'esprit de géométrie suggerisce che sono al centro di uno spazio circolare, aggettante verso l'esterno. Cerco i segni delle pietre lavorate. Il terreno sembra compatto, piano. Sollevo con difficoltà alcuni rami di lentisco, ginepri secchi, ginestre sull'orlo sud. Sotto un ramo di pino strisciante, piegato in bandiera dal vento, appare la sommità di un masso d'arenaria grande con due lati regolari. Finalmente, eccolo, il marchio di fabbrica, il segno fondamentale che divide la mano della natura da quella dell'uomo. Uno spazio divisorio di terriccio fine, poi un altro ancora. Un masso squadrato, due, tre che si incurvano, l'indizio, la prova e la certezza. Con frenesia, spostando e spezzando rami, emerge il cerchio magico, la forma perfetta che appartiene al mondo platonico delle dee e disegna la sagoma della terra, della luna, dei pianeti e delle stelle. Il cerchio delle divinità, l'astrazione geometrica che chiude al meglio una superficie o un volume, l'armonia delle sfere. Yeah! L'urlo acuto dello sciacallo sulla preda, dura da dentare la carcassa di un animale preistorico pietrificato. Turbamento, sorpresa, epifania. Poi viene voglia di scherzare. Mr. McNur, I suppose. Con meno stile. Tu, carino, cosa fai qua? La terrazza dell'hotel Miramare? Gemello di quello lontano? Un nuraghe dei sardi marinai? Perché sei così a raso di terreno? Dove sono le pietre del tuo corpo? Non vuoi parlare, eh? Hai ragione. Si sono dimenticati di te. Sono sicuro che in tanti anni, migliaia, hai visto i tuoi costruttori sistemare la strada ciottolosa. Hai visto tanti uomini venire dal mare e salpare verso ponente, in direzione Maior, di Biz, di Formente e di Minor Lanure, le isole delle tue cugine Talaioz. Laggiù, dove tramonta il sole, tre giorni di viaggio oltre l'orizzonte. Vestiti di pelli grezze, hai visto gli abitanti delle pianure e delle colline emergere dalle leccette scure della Nurra e portare le loro merci qui, sotto di te. Navi cariche di pesce salato partivano per scali lontani. Altre, neri i ligni e le vele, solcavano il mare al largo, veloci e imprevedibili. Poi, dai piccoli bastimenti con le vele color porpora, scendevano curiosi personaggi con le barbe sottili, trafficanti di merci esotiche e preziose. Più tardi, sentito le urla disperati di quei marinai romani che si sfracellavano e affondavano sulle scogliere, le navi distrutte da onde furiose. Però, quante notti stellate serene! Quando i carri trainati dai buoi portavano la gente in festa al porto grande del sole e della luna, chiuso a falcata dai promontori della caccia e dell'ilio. Il lume rosso delle torce dei bracieri lungo la riva illuminavano i pontili in legno e le acque tranquille della baia e sulla tua sommità e in quella degli altri confratelli di Sant'Imbegne e Serraona.
e guardia grande ardevano i fuochi di segnalazione, un grande disegno nel buio della notte.